La fuga dall'inferno è riuscita alla perfezione. Dopo tre sconfitte che avrebbero ammazzato un toro, il Cagliari risorge, calpesta un Udinese molle come un budino e riconquista i suoi tifosi. Passano 5 minuti e la provvidenza bacia in fronte i giovanotti del Trap. Su un campanile senza pretese di Villa, Bertotto e Matrecano restano imbalsamati. Battistini prende la palla con le mani fuori dall'area e si becca l'espulsione. Udinese in 10, Gregorio al posto dell'attaccante Poggi e uno Zaccheroni piuttosto incavolato con i suoi. Degli errori dei singoli, ovviamente, sono abituato a parlare nello spogliatoio, ne parlerò martedì. Diciamo che non sono molto contento dell'approccio alla partita, l'approccio mentale. Per un quarto d'ora succede poco, i lanci lunghi del Cagliari non farebbero male ad una mosca. L'Udinese si fa vedere dalle parti di Fiori dopo 20 minuti, stroppa di fino per Shalimov che spara in corsa. Al 25esimo Desideri impegna Fiori con una conclusione da lontano. Il Trap, difensivista per antonomasia, si fa coraggioso e mette Muzzi al posto di Bressan per rinforzare l'attacco. E proprio dall'irrequieto attaccante arriva il primo vantaggio del Cagliari. Villa cerca la testa di Oliveira, la difesa dell'Udinese dorme ancora e Muzzi la castiga. Abbiamo cacciato un po' di grinta, un po' di cose, umiltà. Poi abbiamo visto le brutte, siamo guardati un po' in faccia fra noi giocatori e abbiamo visto che potevamo fare di più. Siamo entrati in campo oggi con grinta e siamo andati a fare il risultato buono. Il secondo gol del Cagliari è una raffinata intesa sudamericana fra Silva e Oliveira. Quest'ultimo raccoglie l'invito e castiga Gregori. L'inizio della ripresa fa tremare gli uomini del Trap. Con Shalimov prima e Bertotto poi, l'Udinese si fa sentire. Al 22esimo, col solito Birov, brillantemente pescato dalla testa di Stroppa, arriva il 2-1. Ma il Cagliari ragiona e al 25esimo si porta sul 3-1 grazie ad uno sciagurato ponte di Desideri e alla stoccata vincente di Dario Silva. Con un Udinese che sembra un armato Brancaleone, il Cagliari sembra da Coppa Campioni. Pancaro potrebbe esagerare, ma sbaglia. Come del resto fa Gregori, che non trattiene questo corner di Oliveira. Villa riprende e mette dentro il gol del 4-1.